Mamma, ti ho detto di bussare prima di entrare in camera mia. Chiara, c'è da pulire la casa. Mi dai una mano? Ora non ho tempo, ho tante cose da fare. Sei sempre attaccata a quel telefono. Ma mica hai un fidanzatino? Fidanzatino? Ma cosa sono questi termini cringe? Mica 5 anni. Ma cosa significa cringe? Comunque, scusa, io volevo solo... Venire a rompermi, come al solito. Senti, lascia 5 minuti quel telefono e almeno fai i piatti, per favore, ok? Dopo lo faccio. Chiara, almeno quelli. Io devo andare al E lavoro. vai, ti ho detto che dopo lo Mi faccio. raccomando. Sì. Amore, tutto bene? Vuoi che li lavo io i piatti? Ma no, hai lavorato tutto il giorno. E poi se mi ha detto che li fa, li fa. Le voglio dare fiducia. A Va bene, ok. dopo. A dopo. Beh? Beh, cosa? I piatti. Ti avevo detto di farli. Perché è ancora tutto da lavare? Non ho avuto tempo. È troppo occupata su TokTok. TikTok, mamma, e poi non sono affari tuoi. Sì che sono affari miei. Se non mi aiuti mai in casa, signorina. Ma basta con questa lagna. Ho 14 anni ormai, sono grande e posso fare quello che voglio. Essere grandi significa prendersi le proprie responsabilità. Altrimenti perché io e papà lavoriamo tutto il giorno? Perché siete vecchi e noiosi, siete proprio due boomer. Ma come parli? Per favore esprimiti in maniera più comprensibile quando ti rivolgi a me. E adesso lava i piatti. Dove Ma non ci penso nemmeno. vai? Chiara, io sto andando al lavoro. Quando non ci sono, puoi dare una passata ai pavimenti? Perché Perché non chiedi a papà? papà ha lavorato tutta notte in ospedale ed è stanco. Inoltre, tu vivi qui e anche tu devi dare il tuo contributo. Beh, anch'io sono stanca. Ieri sera ho fatto tardi. Sì, a giocare a fare video con i tuoi amici. Ma Meglio fare video che essere noiosa come te. non si parla di essere noiosi, si parla di crescere e di prendersi le proprie responsabilità. Ed è meglio che impari in fretta, signorina. Ah, non vedo l'ora, guarda. Appena sarò maggiorenne, me ne andrò via da questa casa di vecchi. Come pensi di sopravvivere senza lavorare? Facendo video su TikTok, non sono mica così stupida da spaccarmi la schiena. Come ti permetti? Ma io ti ho insegnato a parlare così. Comunque adesso devo andare al lavoro. Ne parliamo dopo quando torno. Chiara, tutto bene? Ah, papà, che c'è? Tutto bene. Ho sentito la discussione con la mamma. No, Cos'è? Vi siete accordati? no. È che mi ha ricordato me da ragazzino. Anch'io litigavo sempre con la nonna. Le rispondevo male. E non avevo mai voglia di aiutarla in casa. Perché Questo cosa c'entra con me? io, appena ho compiuto 18 anni, sono andato via di casa. Esattamente come vuoi fare tu. Che figo! E com'è andata? Malissimo. Sono durato una settimana. Dopo ho richiamato la nonna piangendo. Che presa male. Non avevo mai capito fino a quel momento quanto fosse difficile essere adulti, autonomi e quanti sacrifici facesse mia madre per me. Non mi ha mai fatto mancare nulla. No, Beh, allora la mamma è pessima, non fa altro che rompermi. non è vero che la mamma è pessima, anzi, quando ho perso il lavoro, lei ne ha preso un secondo, in modo da non farti mancare nulla, ricordi? No, quando? 2 anni fa. Ah sì? Io neanche me ne ero accorta. Appunto, Chiara. Noi due avremmo potuto vivere tranquillamente rinunciando a un po' di cose, ma non era giusto che lo facessi anche tu. Così lei si è sacrificata per tutta la famiglia. E il cibo non è mai mancato in casa. Anzi, siamo sempre riusciti a pagare le bollette e il mutuo. Io non lo sapevo, papà. La prossima volta che ti viene da trattare male la mamma, ricordati tutto quello che ha fatto per te e che continua a fare. La mamma è una sola e ti vuole un mondo di bene, più di chiunque altro al mondo. Goditela finché sei in tempo, perché prima o poi la vita ci separerà in un modo o nell'altro.
Sì, io la farò. Adesso andiamo a lavare questi benedetti pavimenti? Sì, andiamo. Andiamo.